K44 Tecno, dentro gli ingranaggi del trasporto e della logistica. È la IA della ripresa economica. Siamo nel motore economico dell'Europa, siamo in Germania e la Kögel, che è uno dei massimi e principali costruttori di allestimenti, è chiaramente ben presente in questa importante manifestazione, che dovrebbe segnare un po' la svolta, anche se i venti di guerra promettono altro. Voi come Kögel e tu come Kögel Italia soprattutto, il polso della situazione, come lo vedi? Il futuro immediato, il sentimento, diciamo? Sicuramente siamo in un presente e in un futuro pieno di incertezze che ci stanno accompagnando da un po' di anni a questa parte, però io sono sempre ottimista di natura, per cui vediamo sempre il bicchiere mezzo pieno e mai mezzo vuoto. Fa molto piacere dopo 4 anni essere presenti in una fiera così importante come la IA, e Kögel quest'anno ha portato parecchie novità. Una l'abbiamo alle spalle. Sì, una è qui alle nostre spalle e secondo me questo prodotto qui rappresenta una novità importante anche per il mercato italiano, sostanzialmente una versione del nostro cavallo di battaglia che è il Centinato in versione intermodale strada rotaia alleggerita, quindi un risparmio di peso importante dove a parità di robustezza e di flessibilità del mezzo sono dei vantaggi a livello di portata e risparmio dei pesi, perché veicoli leggeri comunque significa in un utilizzo stradale minori consumi. Quindi in un futuro dove il trasporto sostenibile è sempre più importante e dobbiamo essere tutti responsabili in questo, Kögel si sta muovendo in una visione di alleggerimento dei nostri prodotti senza comprometterne la robustezza, e questo, ecco, è un esempio principe. A livello quindi di sostenibilità anche l'isotermico ha delle caratteristiche, sì, delle peculiarità, e anche il portacontainer, esatto, che sono qua in fiera sempre. Esatto, quindi anche il portacontainer abbiamo alleggerito, la nostra versione di un portacontainer allungabile che si chiama Duplex è stato alleggerito il telaio di ben 600 kg. E per quanto riguarda l'isotermico ci siamo mossi in un'ottica di miglioramento del CX, quindi un miglioramento dell'impatto, dell'aerodinamica, e inoltre è stato utilizzato un assale recupero di energia, vale a dire questo assale col movimento del mezzo va a caricare delle batterie che quando sono a piena carica riescono a far funzionare il gruppo frigo in modalità elettrica anche fino a 7 ore. Inoltre sul tetto dell'isotermico che è qui presente in fiera sono stati applicati dei pannelli solari che anche questi contribuiscono alla ricarica di queste batterie che poi vanno a alimentare il gruppo. Altre novità, anche il ribaltabile, abbiamo un ribaltabile adatto al trasporto, al trasporto asfalto, quindi un ribaltabile coibentato. Anche in questo caso si è lavorato in un alleggerimento del telaio. Ottenuto facendo dei buchi classici nei longheroni, come si ottiene? Kögel da sempre utilizza degli acciai speciali, altoresistenziali, non sto qua a dilungarmi nei tecnicismi, su tutti i prodotti. In questo caso sia sul centinato che sul ribaltabile, anche sul portacontainer, si è lavorato migliorando la struttura del telaio sostanzialmente, levando peso, levando acciaio. Chiaro. Perfetto. Fra le peculiarità del nuovo trailer intermodale della Kögel abbiamo la barra paraincastro che si solleva in modo da poter permettere l'adagiamento nel carro ferroviario. Eccoci qua, vi mostro questa nuova opportunità che Kögel offre sui suoi semirimorchi intermodali. Dall'anno scorso esiste una nuova legge europea rivolta alla sicurezza della circolazione stradale, dove le barre paraincastro in questo caso sono state rinforzate e abbassate verso terra in maniera tale che in caso di malaugurato incidente la vettura non si incastri sotto, e questo abbassamento della barra verso il basso ha fatto sì che non fosse più possibile caricare semirimorchi come questo su alcune tipologie di vagoni. La soluzione che è stata trovata, che è un po' un ritorno al passato, è quella della barra paraincastro basculante, vale a dire l'operatore per poter usufruire di queste tipologie di vagoni
muove, sblocca la barra, la ripiega verso l'altro e la blocca, in maniera tale che l'ingombro solo per un utilizzo sul carro viene sostanzialmente annullato. State vedendo K44 Techno. Altra novità della Kögel presentata all'OIA è un'app di avviso di svolta dedicata ai ciclisti, che ha vinto anche il premio per l'innovazione. Ok, so this is the Kögel Road System, Road Safety System. Questo è il Kögel Road Safety System. Si tratta di un trasmettitore Bluetooth che si trova a bordo del rimorchio e tale Bluetooth interviene in qualsiasi caso di angoli ciechi. Così, quando il mezzo deve svoltare a destra, come qui possiamo dimostrare, il segnale Bluetooth viene trasmesso sia al dispositivo, che può essere applicato al braccio, o allo smartphone o allo smartwatch. Device or to your smartphone or smartwatch. Si riceve un alert allo stesso dispositivo e si viene a conoscenza che un mezzo pesante nelle vicinanze sta per svoltare a destra, cosicché si possa alzare il livello di attenzione qualora si sia in sella ad una bici. All'OIA 2022 abbiamo incontrato anche Christian Renners, CEO di Kögel, che ci ha parlato di come il settore dei veicoli trainati si stia muovendo rapidamente verso l'innovazione e di quali sono le tecnologie che possono aiutare a ridurre i costi in questo momento di crisi energetica. Future, for example, the weight. Ci sono alcuni contributi importanti da parte dei rimorchi per il futuro del trasporto e della logistica, per esempio il peso. La riduzione del peso è un tema rilevante e significa risparmio di carburante e diminuzione dell'impronta di CO2. C'è poi la sicurezza. I semirimorchi possono fare qualcosa anche in questo senso, come facciamo qui in Kögel. Abbiamo un dispositivo di sicurezza che consente di far interagire il traffico dei mezzi pesanti e il traffico ciclistico. E ciò è l'esempio di come l'innovazione sui rimorchi possa migliorare il segmento della logistica e dell'autotrasporto. Ci sono alcuni elementi per cui i rimorchi possono contribuire nell'attuale situazione di crisi energetica. Per primo, iniziamo di nuovo dalla riduzione del peso, come nel nostro veicolo dietro di me, che è ideato per il traffico ferroviario e stradale ed è un veicolo leggero, il che lo rende unico. Abbiamo chassis portacontainer più leggeri di 700 kg, ma il peso non è l'unico ostacolo che incontriamo. Nell'attuale crisi, l'utilizzo dei chassis portacontainer deve essere più semplice. Il nostro chassis dimezza i tempi di blocco del container per l'operatore, o per esempio la manutenzione. Molti dei componenti dei nostri mezzi, se si dovessero guastare, possono essere sostituiti molto facilmente. Anche queste piccole cose, queste piccole innovazioni possono rendere l'utilizzo più semplice e ridurre i costi. E ciò è molto importante durante questo momento di crisi energetica. K44 Techno vi ringrazia e vi dà appuntamento al prossimo episodio. È una produzione Trasporto Europa e Uomini e Trasporti.